Ah, che bello l'amore! Guardate Mark e Amy, che romantici! E Mark è così soddisfatto della sua relazione con Amy. Ma le cose possono cambiare in fretta, soprattutto quando all'ultimo momento ti ricordi che domani è il compleanno di Amy. E adesso dove vado? Questo è un problema. Giulia invece è una designer professionista. Giulia vorrebbe tanto riuscire a guadagnare qualcosa da tutto il suo lavoro e mettersi un po' di soldi da parte per quel viaggio che sogna di fare da tempo. Questo è un altro problema. Infine c'è Greg, leader di una band che ha un discreto successo in città. Greg ama condividere le sue foto per ricevere like e commenti. Ah già, con i like non si pagano le bollette. E anche questo è un problema. Ragazzi, esiste qualcosa di molto più semplice. Si chiama Teaser. Teaser racchiude in un unico marketplace tutto il mondo della maglietta, che potreste trovare online e offline alla migliore qualità e prezzo. Conviene scaricare Teaser su smartphone. Mark può personalizzare il modello che preferisce con la foto con Amy. Giulia può guadagnare con la sua attività aprendo il suo personal shop su Teaser. Greg può iniziare a vendere le t-shirt della sua band ai suoi follower. Grazie Teaser! Teaser, your personal brand. Buongiorno. Io sono Tommaso Lezzi, founder di Teaser insieme a Andrea e Federico che ci sta guardando da casa. E Teaser, come avete visto, si rivolge a un mercato enorme che è quello della t-shirt, un mercato che abbiamo scelto proprio di presidiare e di aggredire in quanto amiamo i grandi numeri e per questo appunto abbiamo creato un marketplace che raccogliesse al suo interno tutto quello che è il mondo della t-shirt. La t-shirt infatti è estremamente, il mercato è estremamente frammentato, ci sono tantissimi player all'interno e questa frammentazione ha portato anche per l'utente finale a una difficoltà di rintracciare e di soddisfare il suo bisogno. Ognuno di noi mediamente compra 2-3 t-shirt l'anno, quindi chiaramente tutti abbiamo bisogno di questo prodotto. Quindi noi abbiamo creato Teaser, che è un unico marketplace che racchiude tutto il mondo della t-shirt, dando accesso a tutte quelle che sono le possibilità che trovereste online e offline in un'unica piattaforma, chiaramente con tutti i vantaggi che ne conseguono. Il nostro target, siamo partiti concentrandoci molto sulla parte di community, oggi abbiamo una community di 300.000 utenti registrati, che è suddivisa tra un target di giovani millennials che utilizzano la nostra app per semplicemente divertirsi e personalizzare prodotti, in particolare t-shirt, quindi inizialmente ci siamo focalizzati sull'aspetto della personalizzazione per poi aprirsi a tutto un percorso che adesso vi illustrerò. Oltre a millennials c'è tutta una parte più skillata, più di grafici, di professionisti che utilizzano la nostra piattaforma per vendere la propria creatività. Noi ci occupiamo di tutta la parte produttiva, abbiamo una serie di produttori in Italia, dislocati in tutta Italia, che producono il nostro abbigliamento che poi lo spediscono a casa dell'utente finale. Con tempi di qualche numero, quante magliette fate, quanti ricavi fate? Il 2017 l'abbiamo chiuso con circa 600.000 euro di fatturato, era il nostro secondo anno d'attività, abbiamo fatto per 6 circa rispetto all'anno precedente, abbiamo consegnato 35.000 ordini in tutta Italia e adesso quindi ci stiamo concentrando ancora sull'Italia per poi muoverci sul mercato estero. I numeri potenzialmente sono enormi, la nostra idea è quella di presidiare l'intero mercato in quanto non abbiamo le possibilità e aprendoci piano piano a tutto quello che è l'opportunità della maglietta. Il vostro miglior designer quanto ha fatto di guadagno? Cioè quello che ha venduto più magliette? Tanto, la cifra diciamo... No, senza dirmi il nome, ma così l'ordine di grandezza di quelli che guadagnano di più. Siamo sui 20.000 euro fatturati a dicembre. Per uno che ha disegnato solo, la maglietta? Solo uno. Allora, diciamo per lui o in caso vostro? La nostra piattaforma... Per lui. Per lui? Sì. La nostra piattaforma si basa anche molto sul meccanismo dell'influencer. Cioè a dicembre lui dà solo 20.000 euro, quindi le magliette vendute erano 100.000 euro? Sì. Quindi dei 600.000 euro li avete fatto 100.000 a dicembre? Allora, le magliette vendute, anche qui c'è una cifra che riguarda la percentuale. La percentuale facci che, il breakdown, dai 100 di percentuale. La percentuale... è del 10% fissa per tutti i nostri utenti. Poi noi andiamo a fare delle collaborazioni speciali con i nostri influencer, i nostri testimonial, diciamo così, e scegliamo insieme delle percentuali. Quindi da 100 euro di magliette vendute, 10 euro
al designer. Che va al designer, designer si chiama la nostra community. Giusto, fico. Dopo quello che la fa, la maglietta, la stampa, la spedisce. Esatto, noi abbiamo sulla produzione il 60% di marginalità e poi c'è la parte di tutti i costi fissi come dipendenti. Quindi vi avanza di 100 euro, vi avanzano... Ci avanza euro? Di 100 euro, meno anche la percentuale, ci avanza circa un 55%. Ok, e con quello lì vi dovete fare il marketing per acquisire chi si compra la maglietta, no? Esatto, sì. E dopo vi avanza? Dopo ci avanza intorno a un 30%, 20-30%. Quindi ogni maglietta che vendete fate soldi? Sì, cioè voi quest'anno avete fatto soldi? Sì, siamo a un break-even point. Quest'anno abbiamo fatto soldi, chiaramente ne vogliamo fare molti di più, siamo qui per questo. Gennaio è un mese che sta andando molto bene, per noi è un periodo felice perché c'è tutta la parte di saldi. Purtroppo, e lo diciamo comunque senza freni sul... freni inibitori, diciamo, noi il mese di dicembre abbiamo venduto tantissimo e quindi noi garantiamo la consegna in 3-5 giorni. Infatti chiedo scusa a tutte le persone che hanno ricevuto un po', hanno avuto un po' di ritardo con le consegne, però abbiamo messo anche adesso sul sito, nostro sito web, è prevista la consegna in 15 giorni, ancora per qualche giorno e poi torneremo di nuovo a 3-5 giorni lavorativi, perché chiaramente non ci aspettavamo questo picco e l'abbiamo gestito lavorando giorno e notte. Paola, chiaro, chiaro, vai. Scusate, in questo business non ci sono fondamentalmente barriere all'entrata. Esatto. Come pensate di costruirle per difendervi dai competitor? Allora, la cosa interessante di questo business è proprio questo, che non essendoci barriera all'entrata ha permesso ad oggi, come si dice in televisione, cane e porci, no? Insomma, a tutti di entrare. A cane e porci. A cane e porci, si può dire. A cane e porci di entrare dentro il mercato. Quindi cosa succede? Che se io ho bisogno di una t-shirt o se io voglio vendere la t-shirt con il mio design, mi posso rivolgere o al fotografo sotto casa, oppure posso andare su altri siti e-commerce, oppure mi metto su internet a cercare, insomma, molto complesso. Noi abbiamo deciso di presidiare questo mercato partendo da due concetti fondamentali. Il primo è quello di community, quindi creare intorno alla maglietta una sfera di interesse che fosse portata avanti dalla nostra community, che oggi è una community di 300.000 utenti registrati. Il secondo aspetto è quello della personalizzazione, che però è il nostro primo step verso il mondo della t-shirt. La personalizzazione è un trend crescente, lo sappiamo tutti, e noi la stiamo trasmettendo con un senso più di moda, nel senso noi la t-shirt non vogliamo scadere nella pura personalizzazione, ma la t-shirt per noi è uno strumento che comunica, che parla e quindi vogliamo anche che le persone lo indossino con un certo, con una certa attenzione allo stile, con una certa attenzione al prodotto stesso. È per questo appunto che quando noi consegniamo vogliamo anche regolare un'emozione al nostro cliente. Chiaramente c'è tutto uno studio del pack, c'è uno studio dei prodotti che ci sono all'interno e questo, su questo noi ci vogliamo migliorare ancora, ancora, ancora. E appunto i passi che vogliamo fare dopo esserci concentrati sulla parte di community sono quelli di lavorare, continuare a lavorare con tutto il mondo degli influencer, in quanto sono, gli offriamo un servizio unico, ovvero la possibilità di accedere a un merchandising o un brand veloce, rapido, senza nessun costo, senza nessun tipo di impegno, cioè perché ci occupiamo tutto noi, con una consulenza anche personalizzata a seconda del personaggio, e di lavorare in seguito con tutta la parte anche dei brand, ovvero dentro la nostra piattaforma, siccome si parlerà di magliette, si parla di magliette, anche brand di abbigliamento che già hanno t-shirt e non vogliono personalizzare t-shirt potranno entrare e vendere il loro prodotto. E noi faremo da piattaforma, da marketplace. In seguito, tutto il mondo del B2B, di cui Andrea si sta occupando personalmente e diciamo stiamo facendo degli ottimi numeri anche sul B2B e vogliamo continuare a dare questa opportunità, a prendere questa opportunità dal mercato. Sono i vostri più grossi clienti B2B? Allora, come cliente molto grande abbiamo uno dei nostri partner, Soci, che è Hedgefarm. E poi abbiamo tante aziende nella nostra zona. Che nel locale, diciamo. Locale. Quindi sono tutte aziende che devono fare le loro magliette personalizzate. La maglietta personalizzata per quanto riguarda magari i dipendenti o piuttosto che comunque regalarle ai clienti per Natale, promozionali e quant'altro. Sì, che però lì è solo, cioè si perde tutta la parte social. Lì sì, si perde la parte social e più una parte veramente economica, diciamo. Ma noi non, a noi interessa partire... La parte internazionale, il vostro sviluppo è una cosa importante o volete solo essere sul mercato domestico italiano? No, per noi è fondamentale. Internazionale, anche perché... Ad oggi quanto avete all'estero? 1-2%. Sì, e come si fa allora per andare all'estero con il t-shirt? Bisogna investire risorse.
perché noi possiamo comunque replicare il percorso che abbiamo fatto. Solo marketing o dovete fare anche... Hub produttivi servono anche, sì. Noi abbiamo in Italia due hub produttivi, poi non vendiamo solo t-shirt in realtà, vendiamo anche felpe e cover per smartphone e le stampiamo in diverse location in Italia. Lo stesso modello andrebbe replicato all'estero, noi abbiamo un software proprietario comunque che ci permette di... lo consegniamo al nostro fornitore, il fornitore entra dentro questo software e gestisce tutti gli ordini in modo automatizzato. Dovremo trovare il fornitore che rispetta i nostri standard di qualità e successivamente consegnarli. Anche per garantire il... Avete un piano di andare in qualche nazione? Quale? Quando? Allora, come vicinanza, diciamo, culturale ci interessa la Spagna, come invece, diciamo, attrazione economica ci interessa la Germania. Scusate, detto che è un modello già visto, no? Questo delle magliette personalizzate, almeno 6-7 anni fa negli Stati Uniti era partito, a casi anche in Italia avevano fatto dei tentativi. Cioè, come mai funzionate? Perché in qualche modo state funzionando. Qual è la vostra ricetta di oggi? La nostra ricetta principalmente è... cioè, noi abbiamo una vision. È vero che ne sono usciti tanti, e per questo, però nessuno ha mai avuto successo. Noi siamo arrivati per avere successo. Come? Creando con una vision, ovvero creare un marketplace che riunisca tutto il mondo della t-shirt. Quindi la t-shirt, ho bisogno di una maglietta, dove vado? Vado su Teaser, non mi devo fare troppe domande. Lì c'è la risposta a tutti i tuoi bisogni di t-shirt e chiaramente tutto quello che è collegato. Per questo che noi vendiamo felpe e cover. E siamo partiti con il concetto di community, che nessuno aveva mai esplorato nel mondo della t-shirt, ma la t-shirt è uno strumento virale. Pensate che noi oggi ci posizioniamo su tantissime parole chiave su Google senza fare assolutamente niente, perché i nostri clienti, i nostri utenti, designer, si iscrivono, creano una maglietta con delle parole chiave, con tormentoni virali del momento, nella descrizione inseriscono l'hashtag o quello che appunto riguarda quel tormentone e noi siamo indicizzati in maniera quasi immediata da Google, cioè, perché siamo la differenza unici. Rispetto ai vecchi competitor è quella che voi utilizzate la comunità per farvi marketing. Esatto. Capisco bene. Questo non l'hanno fatto prima gli altri. Esatto. E la nostra vision di creare un vero e proprio marketplace. Pensate che noi alla fine del nostro percorso, che intendiamo per fine, nel senso all'inizio del nostro vero e proprio modello, prevediamo di inserire dentro Teaser anche tutta la parte delle stamperie. Ovvero, noi non ci occuperemo più della parte di stampa del prodotto, ma saranno le stamperie, che sono anch'esse tantissimo frammentate, a riunirsi nella nostra piattaforma e poter offrire il loro servizio. Quindi se avrò bisogno di una t-shirt in modo rapido, non dovrò aspettare che Teaser me la consegni, ma guarderò sul mio smartphone o sul mio computer quale è la stamperia più vicina, guarderò le recensioni che hanno lasciato gli altri utenti che l'hanno utilizzata e mi recherò da loro a ritirare il mio prodotto. Scusami, io due o tre anni fa circa, quando appunto c'era questo tipo di trend, con un socio mi sono immesso in questo tipo di mercato, tra l'altro con un vostro competitor che penso sia ancora tra i player maggiori, che ha un nome, non lo dico, ma quasi identico al vostro, molto simile. Quello che abbiamo fatto è stato utilizzare fanbase, noi avevamo un grosso numero di fanbase, quindi su Facebook, e vendere ai fan le varie magliette. Andò benissimo per un po' di tempo, poi il mercato era talmente affollato che il costo per la pubblicità, per le community, eccetera, eccetera, non era sostenibile. E l'abbiamo abbandonato sicuri del fatto che sarebbe andato a morire di lì a poco. Quindi volevo sapere, i vostri numeri sono numeri che crescono poco, tanto, sono sempre gli stessi a comprare, trovate un po' di difficoltà ad ingrandirvi? Perché mi sembrano sinceramente dei numeri molto elevati ed importanti rispetto a quello che è stata la mia esperienza e che mi ricordo, ovviamente sono passati anni. Quindi ero curioso di sapere se c'era una crescita importante o era un po' difficile. La crescita è evidente, nel senso noi nell'ultimo anno abbiamo fatto, nel 2016 abbiamo fatturato 120.000 euro, quest'anno siamo circa su 600, ora dobbiamo ancora chiudere il bilancio. La crescita deriva, non è casuale chiaramente, deriva da un certo tipo di percorso che abbiamo fatto. Noi siamo partiti, in realtà Teaser è stata lanciata per la prima volta a fine 2015, con un obiettivo preciso di lavorare sul mondo dell'artista, quindi offrire all'artista la possibilità di vendere il suo design, che è un mondo comunque che funziona, perché ci sono player che lo fanno e che fatturano 1 milione di euro. Però è un mondo che non è sufficiente per autosostenersi. Allora noi abbiamo capito che in realtà, facendo anche dei cambiamenti al nostro modello di business, che in realtà c'è tutta un'altra esplosione virale della maglietta che può generare interesse. E quindi ci siamo rivolti a un target anche molto più giovane,
E abbiamo capito alla fine che la maglietta non ha ancora un rappresentante, e pur essendo un prodotto che benissimo può essere rappresentato, soprattutto nel mondo della personalizzazione. È per questo che abbiamo deciso e strutturato un percorso insieme al nostro team di lavoro. Chiaramente le cose le fanno le persone, noi siamo un team di 12 persone, continuiamo a crescere, sappiamo dove vogliamo arrivare, sappiamo quello che vogliamo fare e tutti i giorni lavoriamo per farlo. Quindi è questo modello che noi prevediamo di applicare, che abbiamo già iniziato a applicare con consapevolezza, che ci porterà a avere poi i risultati che ci aspettiamo. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi.